Ciao e ben ritrovato su questo canale. Allora, il mio video di ieri riguardante il modo in cui gli strumenti della manipolazione mediatica vengono applicati al mondo della comunicazione e in particolare al mondo della comunicazione pubblicitaria ha riscosso molto successo. Ci sono state tante visualizzazioni, ci sono stati tanti commenti, tante condivisioni e tanti messaggi in privato che mi chiedevano di approfondire l'argomento. Voglio rispondere in particolare a Laura che mi chiedeva qual è l'errore più comune o l'errore comunque da evitare quando si struttura una campagna di comunicazione o una campagna di manipolazione mediatica. Ecco, l'errore da evitare come la peste è un errore comune tanto alle piccole e medie imprese quanto ai grandi marchi. Cioè, devi evitare di sparare stronzate. Perché le stronzate non vendono. E la manipolazione mediatica, ben inteso, è il modo in cui si può strutturare al meglio un linguaggio per riuscire a condizionare il modo di pensare delle persone e quindi determinarne il comportamento. Ma è ben diverso dal vendere la merda per cioccolata. Si può dire merda su? Non lo so. Comunque hai capito il concetto. Quindi non si tratta di vestire una cosa al meglio per farla apparire diversa da com'è, ma riuscire a comunicare il proprio io più autentico attraverso una comunicazione che sia efficace, persuasiva, perché no, manipolatoria, condizionante. Ecco, per spiegarti in pratica, voglio analizzare la campagna di Rolex. Ora, mamma Rolex. Io spero tu abbia l'intelligenza di capire che questo video non è contro il tuo marchio, di cui sono grandissimo fan e ben inteso, ho speso più nei tuoi prodotti che in corsi di comunicazione nella mia vita. Quindi questo video è un feedback, chiamalo così, sulla tua comunicazione. Una comunicazione che talvolta spara un po' delle sciocchezze a mio avviso, o meglio, cerchi di comunicare qualcosa di diverso rispetto al motivo per cui gente come me ti compra, va bene? In particolare voglio analizzare questa pubblicità di Rolex, non so se si riesce a vedere, ok? Ora, questa pubblicità dice il potere della precisione, d'accordo? Parla di questo Rolex Submariner che riesce persino ad andare 1000 piedi sotto il livello del mare. Quindi i due concetti fondamentali di comunicazione che Rolex vuole comunicare con questa campagna sono precisione e utilizzo professionale, si dice, dell'orologio. Fatalità. I Rolex sono famosi per non essere precisi, o comunque sia, chi compra Rolex non lo compra perché è preciso. Se io voglio avere l'ora precisa non guardo il mio Rolex, ma guardo il mio iPhone. Ci siamo? E soprattutto l'uso professionale. Tu hai mai visto un sub, per la cronaca, a parte James Bond, che fa immersione con un Rolex Submariner? No. Allora, chi vuole l'orario preciso non compra Rolex. Chi vuole fare le missioni non compra Rolex. Allora, cara mamma Rolex, che cavolo stai pubblicando questa campagna? Il motivo per cui chi compra Rolex, qual è? Uno, prestigio. Riconoscibilità, è questo il tema. Allora, se noi vogliamo costruire un castello di io apparente volto a, come dire, smentire l'eventuale paura o obiezione del mercato che dice che non siete precisi, non si usano quei sub e allora io continuo a sparare stronzate, va bene, ma stai buttando via soldi, perché la gente come me che ti ha sempre comprato e continuerà a comprarti non ti compra per quel motivo lì. Ci siamo? Ok. Se il concetto fondamentale è il prestigio, non a caso il tuo logo è una corona, viva Dio, ok? Hai mai visto un tecnico informatico, esempio di precisione, che indossa una corona? No! Hai mai visto un sub che indossa la corona? No! D'accordo? E allora che cosa stai comunicando? Stai comunicando con un messaggio comunicativo divergente rispetto ai motivi per cui chi ti compra, ti compra. Ci siamo? Ora, siccome sono tutti bravi a smontare il lavoro degli altri, ma pochi sono bravi a costruire, metterò in pratica questo esercizio di manipolazione mediatica creando una campagna per Rolex. Allora, apriamoci un nuovo file. Metterò anche qua poche informazioni, perché non ho il tempo per creare una campagna completa. Uno storytelling basato sul ricalco dei canali rappresentazionali, riguarda il mio video di ieri per capire di cosa sto parlando, ma a volte a toccare con la manipolazione mediatica che cosa? Il tuo io autentico, cioè il prestigio che il tuo marchio comunica o dovrebbe comunicare. Allora, partiamo come sempre dal canale acustico.
Poi andiamo sul visivo. Andiamo in emozionale. E ancora in visivo, va. Perché comunque diciamocelo, chi compra Rolex è un po' esteta. Qua la facciamo bello grande la scritta. Dov'è? Là. Un bel claim che spacca alla fine. Boom. Leggiamolo, come sempre. Bello, bello. Vuoi sentire? Allora, senti qua. Ti ricordo la campagna di prima? Ok? Precisione, uso professionale, cazzate. Senti questa. Ti hanno detto che non è l'orologio più preciso al mondo. Sai che l'uso professionale appartiene al suo passato. Ma quando pensi all'emozione di vederlo al tuo polso, tutto questo importa veramente. Rolex, la corona, non è per tutti. Ok, oh, personalmente a me piace tantissimo, ma magari ogni scarafone è bello a mamma sua. Allora, questo è un altro esempio di come il modo accurato, evitando l'errore di comunicare ciò che non sei, se si mettono a disposizione gli strumenti della neurolinguistica nella tua comunicazione, può aumentare l'efficacia di condizionare gli altri e quindi arrivare a toccare i motivi per cui chi ti compra, ti compra. Ora, incidentalmente io faccio i video sulle Porsche, i video sulle Harley, i video con i Rolex. E magari arriverà l'accusa che io sono un classista, e probabilmente lo sono, d'accordo? Ma per riuscire a sedare questa obiezione facciamo così. Oggi ho scritto la campagna per Rolex, nei prossimi video la farò di Swatch. Ok? Swatch, prodotto popolare, anzi icona pop per eccellenza. Io sono un grande fan di Swatch, anche perché io scrivo le campagne solo di marchi di cui sono un grande appassionato. Quindi io adoro Swatch, mi piace da impazzire di Swatch e credo che in assoluto nel mondo Swatch faccia le peggiori campagne di comunicazione della storia dell'umanità. Ok? Quindi, grande prodotto, campagna di comunicazione penosa. Quindi, Swatch, stai attenta, perché sto per arrivare.